Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video e oggi siamo al terzo LDS Cycling Show. Spero che se non li avete ancora visti siete andati a riguardarvi gli show passati. Nel primo show siamo andati a parlare di mancanza di componenti nelle biciclette, nel secondo show invece siamo andati a parlare di sostenibilità e non vi anticipo altro, vi consiglio di andare a darci un'occhiata a questi due video se non li avete ancora visti. Sapete che a fine di questo video c'è direttamente la playlist dell'LDS Cycling Show per andarvi a rivedere tutti i video passati se non li avete ancora visti. Argomento della settimana. Questa settimana non si può non parlare di reggisella telescopico sulla bicicletta da strada. Ebbene sì, Matej Mohoric, che è andato a vincere la Milano-Sanremo con la discesa del Poggio fatta a una velocità assurda, e tutti stanno parlando di questo reggisella telescopico che aveva montato appositamente su questa bicicletta che gli ha consentito di andare a dominare la Sanremo, e reggisella telescopico che su strada non si era praticamente mai visto. L'aveva provato Vincenzo Nibali nel 2014, quando proprio alla Milano Sanremo montò un reggisella telescopico con un'escursione da un centimetro, e sistema molto diverso perché si abbassava grazie ad una rotella, e era praticamente solo stata fatta una prova dal 2014. Si può utilizzare su strada il reggisella telescopico, ma fino ad oggi non se n'è praticamente mai parlato, e dalla vittoria di Matej Mohoric ora se ne parla, e se ne parla tanto. Per chi non lo sapesse, il reggisella telescopico è un sistema che ci consente di abbassare istantaneamente la sella di qualche centimetro, e per chi non lo sapesse, questo sistema è utilizzato molto e soprattutto nel mountain bike prima di andare ad affrontare delle discese tecniche o dei tratti molto tecnici. Facendo così non abbiamo più la sella in mezzo e riusciamo a maneggiare molto meglio la nostra bicicletta. I reggisella telescopici che utilizziamo in mountain bike sono di all'incirca 7,5 cm, 10 cm, addirittura di 15 cm, e più si abbassa la sella più riusciamo a guidare meglio la nostra bicicletta. Su strada questa cosa cambia notevolmente, perché in discesa non guidiamo come nella mountain bike, e Matej Mohoric ha utilizzato un reggisella da 5 cm. Vorrei spendere giusto due parole per spiegarvi quanto può cambiare l'escursione di un reggisella e perché dei professionisti in mountain bike, sto parlando soprattutto, hanno un'escursione piccolina, e perché qualcuno ha un'escursione più larga. La differenza da avere un reggisella con 5 cm di escursione e la differenza da avere un reggisella da 15 sta nel peso. Se ho un reggisella con un'escursione bassa, il peso è più ridotto. Se ho un reggisella con un'escursione molto lunga, tipo 15 cm, ho un reggisella che pesa di più. Quasi tutti i pro rider, soprattutto nelle gare di Coppa del Mondo, lo montano da 7,5 cm, 5 cm, 10 cm, per guidare molto meglio la bicicletta nei pezzi più tecnici, come vi ho già detto prima. E detto questo, ritornerei a parlare di Matej Mohoric. Dopo la sua vittoria siamo tutti rimasti stupiti nel vedere un reggisella telescopico su strada, perché non se n'era mai parlato, forse non si è mai avuto l'esigenza per come si scende su strada. E appena l'ho visto mi sono subito venute in mente due cose. La prima, l'ha aiutato a guidare meglio la bici abbassando la sella. Difatti si è visto come è sceso, oltre alle doti da discesista che ha Matej Mohoric, perché è uno dei migliori discesisti che ci sono al mondo. E l'altra cosa che ho subito pensato è stata quella di, abbassando la sella, si ha una posizione leggermente più aerodinamica. Dall'anno scorso è stata vietata la posizione super track, che anche qua si dice che Matej Mohoric è stato l'inventore di questa posizione, dove i ciclisti si sedevano sul canotto del telaio. Posizione super track che era
decisamente pericolosa, e quando si stava in questa posizione si stava molto più bassi. Quindi, essendo obbligati adesso a stare seduti sulla sella in discesa, il reggisella telescopico ha sicuramente aiutato nel stare qui 5 cm più basso, e quindi essendo 5 cm più bassi si è di base più aerodinamici. E secondo me queste sono state le due principali ragioni per il quale il team Bahrain Victorious ha voluto utilizzare questo sistema nella bicicletta di Matej Mohoric. Nella sua bicicletta aveva il comando direttamente nel manubrio in presa bassa per poterlo azionare, ovvero quando lo azioniamo si abbassa la sella, quando poi non si ha più il peso nella sella e si schiaccia, la sella ritorna su. E arrivati a questo punto non vi resta che commentare qui sotto con hashtag l'argomento e dire cosa ne pensate voi di questa scelta tecnica che ha portato Matej Mohoric alla vittoria della Milano Sanremo. Il prodotto della settimana. Questa settimana ho deciso di portarvi il casco Rode 900, che personalmente utilizzo già da qualche anno. Attualmente lo uso in due colorazioni, questa è la colorazione bianca marchiata Rock Rider, che utilizza anche il team Rock Rider in questa stagione. Vi lascio giusto qualche foto per farvi vedere il team in azione con lo stesso casco. Attualmente non lo potete trovare in commercio uguale con la stessa scritta, ma lo potete trovare molto simile, tipo in colorazione nera, che è l'altra colorazione che ho marchiata Van Rysel, oppure c'è direttamente sempre marchiato Van Rysel in colorazione bianca, che secondo me è veramente molto bello, perché oltre alla scocca posteriore che è bianca c'è anche il materiale, diciamo, che compone il casco in colorazione bianca e lo rende molto bello. E oltre a questo lo trovate in svariate colorazione all'interno del sito. Ovviamente qui sotto in descrizione vi lascio il link per andarlo a vedere, e se volete andarlo ad acquistare lo trovate veramente in tantissime colorazioni: c'è la nera, c'è la nera e gialla, c'è la bianca, e non vi resta che andare a darci un'occhiata. Trovate il link qui sotto in descrizione per andarlo a rivedere meglio e per andarlo ad acquistare. Personalmente io lo utilizzo da qualche anno e mi trovo veramente molto bene, perché è un casco molto leggero e molto aereato, e soprattutto in mountain bike e soprattutto anche su strada d'estate questa cosa ti aiuta molto, perché non ti accorgi neanche di avere il casco addosso. E oltre a questo è un casco che ti sta veramente molto bene messo in testa. Vi lascio giusto qualche foto dove lo sto utilizzando per farvi vedere come sta messo in testa. E se stavate pensando ad un casco da acquistare, questa potrebbe essere una delle migliori scelte che potete fare. Mondo gare! Questa settimana abbiamo moltissime gare da andare a vedere, e iniziamo subito col vedere cosa è appena successo settimana passata. Andiamo a vedere cosa è successo prima di tutto in Italia alla Milano-Torino. Milano-Torino che è cambiata rispetto allo scorso anno: non c'è più l'arrivo sul Superga, ma abbiamo un arrivo piatto, quindi cambiano anche i favoriti, non più Roglic e Yates come lo scorso anno, ma quest'anno a vincere è stato Mark Cavendish davanti a Nasser Boigny e a Christoph. Andiamo a vedere cosa è successo anche in Belgio. La prima corsa che andiamo a vedere è la Nokere Course, vinta da Tim Merlier davanti a Max Walscheid e a Arnaud Dely, giovane molto interessante del team Lotto Soudal. Al Gran Premio Degnan invece vittoria di Max Walscheid davanti a De Bont e a Petit. Alla Bredene Coxside, altra corsa veloce che ha visto vincere Pascal Ackermann alla prima vittoria di stagione davanti a Hofstetter e a Tim Merlier ancora. Sabato invece, come vi ho già anticipato prima, si è corsa la Milano Sanremo, prima gara monumento dell'anno, gara molto battagliata. Quest'anno purtroppo abbiamo avuto molti assenti, è mancato la Philippe, è mancato Caleb Ewan, sono mancati moltissimi dei favoriti perché non stavano bene. È rientrato Van Der Poel dopo mesi di assenza, mesi che è stato male per problemi alla schiena, ha praticamente saltato tutta la stagione del ciclocross, ha fatto due gare, non stava molto bene e l'ha dovuta abbandonare tutta. È rientrato alla Sanremo, corsa di 300 km per allenarsi, ha detto, perché Van Der Poel è arrivato terzo, ovvero primo del gruppo. Come ho detto prima, a vincere è stato Matej Mohoric dopo una discesa
pazzesca davanti a Turgi, che è riuscito a mettere nel sacco il gruppo e a cogliere una bellissima seconda posizione, davanti a Mathieu van der Poel, che ha vinto la volata del gruppo che era molto ristretto. Domenica invece si è corsa la per sempre Alfredo, a vincere dopo molto tempo al rientro anche alle corse è stato Mark Hirschi davanti a Schmitz e a Merz. Invece per il mondo femminile si è corsa la classicissima a Cittiglio, dove a vincere in maglia iridata è stata Elisa Balsamo davanti a Sofia Bertizzolo e a Soraya Paladin. Ora passiamo alle ruote grasse, andiamo a vedere cosa è successo in Francia. Si è corsa la Coppa di Francia, gara internazionale, dove a vincere è stato Caro davanti a Jordan Sarrou e davanti a Vlad Dascalu. Per gli italiani vediamo Luca Braidot in quinta posizione e in ottava posizione Nadir Coledani. In Italia invece si è corsa la seconda prova di Italia Bike Cup, dove a vincere è stato Filippo Fontana davanti a Vittone e a Arias Cuervo. E intanto vi faccio vedere due passaggi tecnici spettacolari che affrontavano in questa gara. Invece per le donne a vincere è stata Giada Specia davanti a Giorgia Marchette e ad Eva Lechner. Parco bici, questa settimana non vi faccio vedere biciclette perché non me ne sono arrivate e vi invito a mandarmele via mail a lorenzodelsanto26@gmail.com, sperando di vedere qualche bella bicicletta settimana prossima. Da commentare, la rubrica da commentare, e questa settimana andiamo a vedere il commento che è stato fatto nello scorso show, dove si parlava di mobilità, e a fare il commento è stato FF Moto e Bicycle, che dice: io uso una Triban 100 RC tutti i giorni per andare a lavoro, sono un tecnico informatico, ho montato una borsa laterale per il cambio e l'impermeabile, una borsa tracolla che si attacca e si stacca al volo, dove ripongo notebook e attrezzatura informatica, mi faccio circa 10 km andata e ritorno senza alcun problema. Il bello che abito a Roma, dove si dice che è tutto un saliscendi, e la voglia di cambiare che manca. Si preferisce spendere soldi su un'auto e perdere tempo della propria vita in mezzo al traffico cittadino? Io ho un 30 minuti, 10 km sono al lavoro. In auto ci metto 40 minuti e 20 va per il posto auto. Mi stresso, consumo benzina e inquino. Bike for life. Veramente un bel commento, una bella testimonianza che in bicicletta si può fare di tutto. Nello scorso show parlavamo proprio di questo, di sostenibilità, di come esistono tantissimi tipi di bicicletta e di come si possono fare praticamente quasi tutti gli spostamenti con una bicicletta. Con una bicicletta poi siamo comodi perché, come abbiamo anche letto, in questo caso non abbiamo problemi a trovare parcheggio, la possiamo portare praticamente ovunque, non spendiamo soldi in benzina inutilmente. E ci aiuta anche perché fisicamente facciamo attività fisica. Questa settimana invece vi ripropongo la foto del reggisella telescopico di Matej Moric, perché voglio sapere cosa ne pensate di questa scelta tecnica che è stata fatta per Matej Moric e come secondo voi questa cosa potrà cambiare nelle prossime biciclette da strada che vedremo, perché secondo me ci sarà più di una persona che lo vorrà montare nella sua bicicletta, in modo tale da essere più sicuro in discesa e scendere anche più veloce. E ringrazio tutti quelli che sono arrivati fino a questo punto del video. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E se lo fate, siete dei grandi. Vi ricordo di andare a commentare qui sotto cosa ne pensate di questo video e degli argomenti che abbiamo appena passato, ovvero dell'argomento della settimana, del mondo gare, del parco bici, e commentate pure quello che volete qui sotto. E io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima.